Con un record di partecipanti, oltre 120 persone, si è svolta la tradizionale cena sotto le stelle, appuntamento clou della rassegna estiva della Marguttiana, il celebre circolo culturale fondato da Carlo Carrà nel 1962 per portare l'arte in strada. E così sabato sera la via Pascoli, nel cuore di Forte dei Marmi, ha visto la lunga tavolata circondata dalle opere degli artisti espositori provenienti da tutta Italia. Alla cena è intervenuto anche il grande maestro viareggino Giorgio Michetti, 106 anni, che ha stupito tutti facendo in modo estemporaneo un quadro a matita, celebrando così con il suo immancabile sguardo ironico e divertente il tema fondante della Marguttiana. La serata, come ha spiegato il presidente Edmondo Nardini ai microfoni di Paolo Barberi, di fatto chiude la stagione espositiva. Abbiamo avuto in questi ultimi 2-3 anni un calo fortissimo, mentre invece con tutte le iniziative attraverso la stampa e grazie a voi e altre abbiamo potuto praticamente anche aumentare gli artisti. Pensi che nella rotazione degli artisti abbiamo praticamente raggiunto quasi 70 artisti di tutta la nazione d'Italia, e questo per noi è un compito importantissimo che vogliamo sottolineare. E questa cena, che è stata proprio organizzata per gli artisti che vogliono comunicare con i privati, se così sono ospiti diciamo paganti, ma nello stesso tempo li hanno invitati, e così questo incontro avviene secondo quello che era il principio di Carlo Carrà.